Salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, prima di passare ad analizzare un po' in maniera un pochino più approfondita la relatività generale, volevo, diciamo, cerchiamo un po' di capire quali sono i passaggi e gli elementi cardine che hanno portato poi Einstein a sviluppare appunto questa teoria della relatività generale, partendo da alcuni concetti che riguardano la relatività ristretta o speciale. Bene, come già ho detto, nella relatività speciale noi abbiamo a che fare, diciamo, con un sistema metrico abbastanza semplice, dal punto di vista operativo almeno, nel senso che noi nella relatività ristretta prendiamo in considerazione quella che abbiamo definito la metrica di Minkowski, dove in realtà è uno spazio fondamentalmente euclideo, quindi dove vale il teorema di Pitagora, le figure geometriche, tutto quello che abbiamo studiato a scuola, e diciamo che come elemento aggiuntivo c'è questa spazializzazione del tempo, diciamo così, però rimane fondamentalmente un sistema piatto a due dimensioni, una sorta di Flatlandia dove noi, diciamo, possiamo appunto costruire figure geometriche, possiamo metterci gli angoli, eccetera, ma diciamo è un mondo che non è molto simile al nostro. Noi viviamo non in una Flatlandia, dove, come feci vedere già nei miei video, è un mondo che non può, non può contenere esseri viventi come noi, ci vuole almeno una terza dimensione. Quindi noi viviamo in un mondo tridimensionale, e in questo mondo tridimensionale molto probabilmente le tre dimensioni sono compatibili alla vita. Noi potremmo immaginarcene molte di più, però almeno tre servono per far sì che ci siano esseri come noi, che pensano, camminano, si muovono, eccetera. Quindi la metrica minkowskiana, se vogliamo, è una metrica quasi, diciamo, da paesaggio di Flatlandia, quindi un paesaggio in due dimensioni, piatto. Il nostro invece è un qualcosa di più complesso. Come vedremo, ma questo per il momento non serve per capire la relatività generale, il mondo invece che viene descritto in relatività generale è un mondo un pochino più complesso, ma non si fa neanche riferimento alla topologia, che invece poi vedremo assumerà in altre branche della fisica un'importanza assolutamente capitale. Qui invece possiamo rimanere ancora in un ambito di un universo, diciamo così, in due dimensioni, però chiaramente immerso, quindi ci serve, ad Einstein serviva una fisica, diciamo, che descrivesse degli spazi, questa volta non più rettilinei ma curvi, quindi in una metrica bidimensionale, ma immersa in un mondo tridimensionale. Perché? Perché in un mondo tridimensionale noi possiamo anche introdurre dei concetti fisici e anche matematici che ci avvicinano un po' al mondo reale in cui viviamo, rispetto a quelli di cui abbiamo bisogno per descrivere la relatività ristretta. Perché nella relatività ristretta, fondamentalmente, noi, come vi ho già detto nei video precedenti, noi abbiamo a che fare generalmente con dei corpi che si muovono con delle traiettorie rettilinee, quindi con dei moti uniformi. Quindi non parliamo mai in relatività speciale o ristretta di moti accelerati. Poi chiaramente è chiaro che nella relatività ristretta quello che noi abbiamo sono praticamente delle distanze, no? degli elementi fisici dello spazio, chiamiamo così, una fisica spaziale e temporale che è ovviamente diversa da quella pre-relativistica.
nel mondo classico le distanze queste sono e queste rimangono, mentre invece in relatività speciale noi abbiamo delle contrazioni dello spazio, delle dilatazioni dei tempi, quindi oltre a questa unificazione incredibile dello spazio e del tempo che mai avremmo immaginato prima di Einstein, abbiamo praticamente queste contrazioni di lunghezza, ma vedete qui non abbiamo curvature. Quindi la differenza sostanziale quando passiamo dalla relatività speciale alla relatività generale è che invece notiamo praticamente che nel nostro mondo esistono come curvature. Uno potrebbe dire, ma anche diciamo nel mondo di Flatlandia, no? C'erano oggetti curvi, c'era l'oggetto, il cerchio, no? Oggetto curvo per eccellenza. Sì, ma queste sono ancora questa è una descrizione di spazi geometrici. Quindi quello che invece noi facciamo in relatività speciale e in relatività generale è descrivere un universo che prende vita non solo con la dinamica che noi aggiungiamo a livello per la dinamica temporale che noi aggiungiamo, no? Che anche Abbott nel suo libro aggiunge a mondo di figure geometriche che però si muovono in uno spazio bidimensionale piatto, ma nel mondo di Flatlandia poi c'è un tempo artificialmente, potremmo dire, aggiunto, sottinteso, che fa muovere praticamente tutti questi personaggi. Questi personaggi nel mondo di Abbott si muovono nel tempo. Abbott a quei tempi, appunto quando scrive il suo libricino, ovviamente non conosceva nulla di relatività speciale, ristretta, allargata, eccetera. Per cui il mondo era ancora quello classico, figure geometriche, euclidee che si muovono in due dimensioni, che fanno poi conoscenza con il mondo a tre dimensioni quando arriva la famosa sfera, e poi c'è un tempo newtoniano che praticamente fa muovere tutte queste cose. Qui invece le cose stanno cambiando drammaticamente, perché il mondo che diventa curvilineo nella relatività generale lo diventa per il fatto che lo spazio e il tempo non sono più come li abbiamo sempre immaginati, separati, come dire, fissi, universali, messi lì da qualcuno, ma sono componenti dinamiche che possono essere assolutamente modificate, distorte. E lo spazio-tempo diventa tra l'altro partecipativo alla dinamica del nostro universo, alla fisica del nostro universo. Non è più semplicemente una scatola, un recipiente contenitore, ma è partecipativo. E adesso lo vedremo bene. Quindi sì, è vero che noi possiamo immaginarci anche in un piano, no? Come questo della lavagna, ovviamente delle curve. Però le cose sono abbastanza diverse, perché tra l'altro quando noi immaginiamo su questa lavagna una curva, a noi ci basta praticamente solo la derivata prima. Cioè noi dobbiamo sapere praticamente, se noi qui ci mettiamo degli assi cartesiani, i famosi assi cartesiani, noi se ci troviamo in questo punto della curva noi ci serve, possiamo determinarne soltanto semplicemente la pendenza rispetto all'asse X, per esempio. E no, possiamo semplicemente vedere, cioè studiare, scusate, più che altro la pendenza di questa curva, andando praticamente a studiare, no, le derivate prime in ogni punto e vedere praticamente quanto, no, facendo i differenziali eccetera, quanto sto curvando. Anche l'ampiezza tra virgolette di curvatura, no, di questa linea appunto curva, perché c'è curvatura e curvatura. Questa è quella più simmetrica, che è quella della circonferenza, ma poi ci sono curvature di tutti i tipi, curvature molto appuntite e curvature invece addirittura molto più, no, che si avvicinano di più
a una linea retta, delle curvature molto più morbide, diciamo così. Ma che cosa succede? Che nel mondo invece in cui viviamo noi, quindi in un mondo, e anche se noi vogliamo, come fa Einstein, vogliamo studiare, diciamo, a livello, diciamo, di superficie bidimensionale, queste curve però non sono, cioè, diciamo che il paesaggio, la metrica, in un universo in due dimensioni, ma immerso nella terza dimensione, la metrica cambia notevolmente. Perché a questo punto noi possiamo immaginare non più il mondo di Flatlandia, un mondo praticamente bidimensionale e piatto, ma possiamo immaginare un mondo sempre bidimensionale, quindi sempre in due dimensioni, quindi una superficie, diciamo, ma con delle difformità nella terza dimensione. Possiamo immaginare praticamente che qui ci sia un buco nella lavagna, oppure una piccola montagna, quindi un percorso disseminato da imperfezioni, un percorso disseminato da buche, da valli e da altre cose. Questo è quello che serviva ad Einstein per poter, diciamo, arrivare a descrivere appunto l'universo nell'ambito della relatività generale. Perché il salto concettuale che fa Einstein è questo, rientra un po' nel famoso discorso che facevamo anche l'altra volta del principio di equivalenza. Quello che fa Einstein, diciamo, di grandioso, è che nel secondo principio della dinamica di Newton, vedete, noi scriviamo banalmente che forza è uguale a massa per accelerazione. Ma il problema è che questa famosa forza rimane praticamente qualcosa di misterioso. Perché? Perché noi, specialmente poi al tempo di poi, noi adesso abbiamo capito le forze fondamentali, eccetera, eccetera, ma questo concetto di forza era qualcosa che impediva di andare oltre in qualche modo, era una sorta di impedimento concettuale. Perché? Perché quando praticamente poi applichiamo questa forza, per esempio, nell'ambito gravitazionale, Newton diceva praticamente che qui c'è un corpo, qui c'è un altro. Questi corpi si attraggono da una forza misteriosa, assolutamente misteriosa, che molto probabilmente, visto che Newton era alchimista, aveva, diciamo, tutta una serie di idee, un'ideologia anche teologica, insomma, anche nell'ambito della teologia, aveva le sue idee, ve ne ho parlato anche in qualche video, eccetera. Quindi c'è un elemento di misticismo in fondo nella concezione dell'universo di Newton, anche se era un grande scienziato, un filosofo, eccetera. Però, e quindi lui giustamente poteva anche pensare che qui qualcuno al centro del pianeta Terra ci avesse messo chissà una forza misteriosa in grado praticamente di attirare gli oggetti più piccoli. Dice Newton, l'oggetto, la mela anche, no, ha pure lei al centro una forza misteriosa, no? Non ce l'ha solo il pianeta Terra, no? Una forza misteriosa che attira pure lei la Terra, ma essendo talmente piccola rispetto al volume enorme della massa del nostro pianeta, per cui alla fine vince in questo tiro alla fune, vince ovviamente il pianeta Terra, per cui gli oggetti cadono verso il centro della Terra, poi ci cadono sempre così perpendicolari. Quindi, insomma, era un discorso tutto sommato abbastanza razionale. Ma quello che rimane è il mistero di questa forza. Chi ce l'ha messa? Allora, come già
Einstein aveva intuito anche nell'ambito della relatività ristretta, dove appunto abbiamo visto che più che di forze elettriche, forze magnetiche, eccetera, forse è più conveniente parlare di campo elettromagnetico, di campo, quindi tralasciare questo concetto di forza che viene praticamente tutto sommato via via abbandonato, anche se poi c'è comodo per descrivere, ancora oggi noi parliamo nell'ambito del modello standard di quattro forze fondamentali, no? Quindi ritorna sempre, ritornano così. Però in questo caso era un impedimento concettuale perché sembrava come se ci fosse un mistero tra questi corpi che si attraggono o si respingono, pure nel caso dell'elettromagnetismo, eccetera. Però lì forse, diciamo, in quell'ambito dell'elettromagnetismo forse si erano sistemate un pochino meglio le cose, ma nell'ambito gravitazionale rimanevano dei grossi dubbi sulla consistenza di questa famosa forza gravitazionale, sull'essere di questa forza misteriosa, di questa forza gravitazionale. E allora, il salto concettuale che fa Einstein è appunto questo, dice, beh, lasciamo perdere questa forza misteriosa, quello però che si vede nel nostro universo è che comunque le accelerazioni esistono e come? Cioè, i corpi vengono accelerati. Però eccolo il famoso principio di equivalenza che apre così mentalmente la possibilità di fare questi salti concettuali, prima ancora che sviluppare poi tutta la matematica che ci sta intorno. Dice, ma fondamentalmente, come abbiamo visto anche nei video precedenti, e quindi non rifarò disegnini, schemini, eccetera, quando siamo in un ascensore e siamo in caduta libera è come se noi fossimo nel vuoto, mentre invece quando un'astronave ci spinge grazie ai motori, no, verso l'alto attraverso praticamente quindi motori accesi che ci fanno sentire, no, se regolati bene, la stessa gravità che noi avremo sul pianeta Terra, no? E quindi, quindi con un'accelerazione costante, no? A 9,8 metri al secondo, come quella che noi sentiamo qui sul nostro pianeta Terra, noi non distinguiamo più se siamo nell'astronave o siamo sul pianeta Terra. Quindi non esiste una forza che possiamo, come dire, fotografare, no? Qui nell'astronave c'è una forza che è uguale a quella terrestre che ci tiene praticamente qui su questo pianeta, ma sul pianeta Terra potremmo anche così, alla Newton, pensare che forse un essere superiore ce l'ha messa al centro del pianeta, questa Terra, questa attrazione, per far proprio ad hoc, per tenerci qui, no? E non farci fluttuare nell'universo senza meta. Ma noi la possiamo ricreare, la stessa identica forza misteriosa, la possiamo praticamente ricreare banalmente, no? In un'astronave, no? Che va praticamente che accelera a 9,8 metri al secondo, e quindi noi ci mettiamo, se abbiamo portato la nostra bilancetta, pesavamo 70 kg, sempre 70 kg pesiamo qui sulla Terra, non riusciamo neanche a distinguere, ammesso che non fossimo all'oscuro di tutto e che non sentiamo i rumori, le cose, possiamo vedere fuori e quindi possiamo così, no, come nella stiva di Galileo, dobbiamo essere chiaramente in una situazione completamente protetta. Stare sulla Terra o stare sul pianeta Terra, sull'astronave o stare sul pianeta Terra è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente, facciamo le stesse identiche cose. Quindi noi abbiamo ricreato una forza misteriosa, la forza gravitazionale newtoniana, l'abbiamo praticamente ricreata artificialmente, e quindi dove sta il mistero? Dove sta questa forza misteriosa? Praticamente quello che dice Newton è che noi abbiamo a che fare con noi quello che vediamo è semplicemente dei moti accelerati o decelerati. Newton dice invece, sì, accelerati e decelerati da forze. Ma è per forza necessario tenere
questo mistero qua, questa forza misteriosa, no? Che sembra un po' quella derivata, sembra un po' le forze dei fumetti della Marvel, no? Dove ci sono questi personaggi che hanno delle forze che sembrano così uscire dal nulla, no? Ma quella è fantasia. Ma in un mondo dove noi dobbiamo descrivere una fisica che tra l'altro ci appartiene, che possiamo quindi andare a investigare, non solo con la fantasia, ma proprio con la logica e con la matematica poi, allora vedete che questo concetto di forza misterioso lo possiamo praticamente eliminare e metterci al posto di quella forza una metrica. Questo è il grande salto concettuale che fa Einstein. Einstein praticamente sostituisce la forza misteriosa con una metrica. Dice, se noi prendiamo lo spazio di Minkowski o lo spazio di Flatlandia, beh, non ci accorgiamo di niente. Perché per far uscire queste famose accelerazioni non basta avere piani, ma ci vogliono superfici disconnesse. Perché se io ho una superficie disconnessa, e qui praticamente ho un avvallamento, o ancora peggio, una buca, allora io quando un oggetto percorre questo tratto, secondo la prima legge di Newton, di moto, rettilineo, uniforme, zero forze. Però nel nostro universo succede che a un certo punto questo corpo arriva a un certo punto qua e fa così, curva, e finisce praticamente in questo che possiamo chiamare un buco nero. Non è che i buchi neri erano conosciuti al tempo di Einstein. Anzi, derivano proprio dalla relatività generale, come vedremo poi. Ma non ci serve pensare solo a buchi neri, cioè una strada, quando è dissestata, non c'ha soltanto buche, ma c'ha anche degli avvallamenti. E questi avvallamenti sono provocati praticamente dalle masse. Più la massa è grande, e più nei dintorni l'avvallamento è grande. Anche la Terra, che non è grande come il Sole, ovviamente, molto più piccola, molto, molto chiaramente non riesce a... No, è una massa che rispetto a un buco nero è una pulce. Però riesce un po' a curvare lo spazio-tempo, a formare questi avvallamenti. E quindi quando praticamente un oggetto passa da queste parti, sappiamo con i meteoriti, eccetera, eccetera, c'è il rischio che venga deviata, no? Ma non da una forza gravitazionale misteriosa presente all'interno del pianeta, ma semplicemente da una deformazione dello spazio-tempo che incurva la traiettoria. Quindi è un discorso non di forze misteriose, ma di traiettorie che curvando creano questi fenomeni che noi chiamiamo accelerazioni. Ogni volta che un oggetto che si muove di modo rettilineo uniforme curva, si arresta, accelera, qualsiasi cosa faccia diverso dal suo modo rettilineo uniforme, rientra nell'ambito delle accelerazioni. E Newton avrebbe detto provocate da forze, da questi enti, no? Un po' misteriosi, che deviano la rettilineità degli oggetti, a cominciare per esempio dalla luce, come abbiamo visto l'altra volta, che va sempre in linea retta nello spazio vuoto, se non trova ostacoli. Ma dice Einstein, l'ostacolo in questo caso può essere proprio la metrica
dello spazio-tempo, la metrica dello spazio-tempo. Non c'è bisogno che noi andiamo a cercare delle forze misteriose nell'universo che facciano incurvare la luce, i corpi, eccetera, eccetera. Basta semplicemente andare a studiare la metrica dello spazio-tempo, che non essendo piatta, ma curva, tende a curvare, devia le traiettorie rettilinee. E questa curva, lo spazio-tempo in curva, a causa delle masse. Attenzione però, che noi, adesso quando vi farò vedere un po' la parte matematica, eccetera, noi in realtà stiamo ragionando, e spesso anche a livello divulgativo, si vedono praticamente dei teli tesi, e poi sopra ci si mette una bella sfera pesante, e poi si vede che lanciando praticamente una pallina, più piccola ovviamente, che andrebbe in modo rettilineo, quella pallina comincia a girare intorno. E lì ci sono delle... A parte che quella è una visione parziale perché è solo spaziale, ma quello che si incurva non è solo lo spazio, questa è una cosa straordinaria, ma pure il tempo. Anzi, è proprio l'incurvatura del tempo che determina poi degli effetti particolari e ci fa per esempio rimanere qui sulla Terra. Poi questo però lo vedremo meglio un po' più dal punto di vista matematico. Adesso diciamo, è solo diciamo, un po' una visione concettuale. Quindi si incurva lo spazio e il tempo, ma noi in questa visione diciamo divulgativa che spesso si vede, Quark, insomma, hanno fatto vedere spesso queste cose, questa grossa biglia centrale fa deviare praticamente, no? Quindi diventano tutti, addirittura la pallina comincia a girare intorno, eccetera. Attenzione però che questa è una visione bidimensionale in 3D, ma noi non siamo in un mondo bidimensionale in 3D, noi siamo proprio immersi in uno spazio tridimensionale. Quindi è ancora più complessa la cosa, ma a noi adesso ci interessa per il momento seguire un po' diciamo questa metrica, che è già una metrica diciamo tosta da capire anche dal punto di vista matematico, perché qui non si parla più appunto di spazi piani, quindi non va più bene la metrica di Minkowski, né quella euclidea o galileiana, né tantomeno quella minkowskiana. Quindi la relatività speciale è così, una parte ristretta della relatività, si occupa di modi rettilinei, di velocità e di spazi che si contraggono, vedete, o tempo dilatato, cioè tempi dilatati o contratti, come volete chiamarli. Ma non dice poco e niente sulle accelerazioni che noi vediamo nel nostro universo, sulle forze, no? Che agiscono nel nostro universo, che dice Einstein, eliminiamole queste benedette forze, almeno per quanto riguarda l'ambito gravitazionale. Queste forze non esistono, sono incurvature, increspature dello spazio-tempo dovuto al fatto che noi viviamo non in un universo completamente vuoto, che poi il vuoto è un concetto molto, molto complicato, di cui ho già parlato in qualche video, in realtà il vuoto, almeno nel nostro universo, molto non esiste, c'è sempre qualcosa all'interno del vuoto, tuttavia noi possiamo già constatare da uomini che vivono qui in questo pianeta che c'è qualcosa che ci trattiene, ma non è una forza misteriosa. È semplicemente un'incurvatura dello spazio e del tempo combinati insieme, poi vedremo chi di più, chi di meno interferisce in questa curvatura che ci fa praticamente rimanere qui saldi su questo pianeta e non fluttuare così nello spazio profondo. E questo è il salto concettuale. E che determina praticamente... Quindi noi dobbiamo, quello che dovrà fare Einstein è cercare una metrica dello spazio-tempo che descriva le accelerazioni, non la velocità della luce rettilinea, che poi curva in qualche modo, ma curva perché? Perché c'è la relatività generale che crea delle nuove traiettorie, perché lo spazio-tempo non è più un piano
ma è un paesaggio accidentato, pieno di buche, di valli, di montagnole. E quindi per camminarci sopra, a questo terreno dissestato, ci saranno continuamente accelerazioni, decelerazioni, degli spostamenti a valle, degli spostamenti a monte, e quindi ci sarà un cammino che potremmo definire frastagliato, accidentato. Ripeto, è come camminare, adesso dovrei fare una battuta, nelle strade di Roma, piene di buche, di tossi, ma insomma, lasciamo stare. Ma questo succede nel nostro universo. A causa di queste masse più o meno dense che si trovano così nel nostro universo. Quindi la metria minkowskiana la possiamo utilizzare negli spazi profondi dove possiamo immaginare che non ci sia niente, ma anche lì è una forzatura, perché poi abbiamo scoperto che c'è la materia oscura, c'è l'energia oscura, e anche questi, materia oscura e energia oscura, contribuiscono a determinare questo spazio-tempo e a modificarlo in qualche modo. Ma questi sono concetti che arriveranno dopo. Ad Einstein interessava fondamentalmente cercare una metrica adatta a descrivere lo spazio-tempo come lui lo stava immaginando, come già lo aveva rappresentato in qualche modo in maniera molto riduttiva nella relatività ristretta, no, dove vediamo solo accorciamenti di spazio. Qui invece lo spazio curva. E come vi dicevo, la matematica, poi la vedremo meglio, diventa molto più complicata, tutto sommato, ma perché? In fondo, se andiamo a vedere la metrica minkowskiana, io ve l'ho fatta vedere mettendo in diagonale meno 1, 1, 1, 1, ma normalmente più formalmente viene descritta così, qui c'è C quadro, qui c'è 0, 0 e qui c'è meno 1. Questa descrive la metrica minkowskiana. C al quadrato, velocità della luce al quadrato, 0, 0, e l'altra, in questa diagonale c'è il C quadro e il meno 1, che sappiamo già perché meno 1, perché questo distingue praticamente, ci fa capire che c'è una componente temporale che va distinta dalle componenti spaziali. Molto, molto semplice, ma questo è uno spazio minkowskiano che descrive, ripeto, c'è utile nell'ambito è una metrica della relatività speciale o ristretta di un mondo quasi vicino a quello di Flatlandia. Noi invece siamo in una dimensione superiore, e questa metrica non ci serve più. Dobbiamo passare a una metrica molto più complessa, dove tra l'altro quando si passa, e qui entriamo un po' anche nell'ambito della matematica, quando noi praticamente abbiamo a che fare con velocità e moti rettilinei, a noi ci servono fondamentalmente, quindi una metrica semplice come quella che ho fatto vedere più o meno, minkowskiana o euclidea eccetera, a noi ci servono fondamentalmente, se non abbiamo a che fare con moti accelerati, noi abbiamo a che fare praticamente con, per esempio, con le derivate prime, quelle che studiamo a scuola, no? Studiamo le derivate prime. Se facciamo la derivata dello spazio rispetto al tempo, questa è la derivata prima e ci dà la velocità. Per definizione, la derivata dello spazio rispetto al tempo è pari alla velocità. E quindi qui, con le derivate prime, noi descriviamo un po' quello che abbiamo visto, la luce che va in modo rettilineo, nell'ambito della relatività speciale, eccetera. Nella relatività generale, già dobbiamo immaginare che la metrica dovrà includere le derivate seconde, perché abbiamo a che fare con le accelerazioni. Quindi le accelerazioni, questo penso dovreste, abbiamo seguito a scuola, la derivata seconda
dello spazio rispetto al tempo mi dà un'accelerazione, non una velocità. Quindi si passa dallo studio, diciamo, di velocità, relatività speciale, allo studio delle accelerazioni in relatività generale. Qui noi, se parliamo di velocità e siamo nell'ambito del primo principio della dinamica, i corpi si muovono per linee rette, modi uniformi fondamentalmente, a parte, come dicevo, la spazializzazione del tempo nella metrica minkowskiana. Ma vedete, è un ambito molto più ristretto. Velocità, derivate prime, inclinazioni banalmente di curve, no? In un mondo di Flatlandia, no? Quanto curva questa? Possiamo determinarlo, sì, curva tanto, curva poco, rispetto agli assi cartesiani, eccetera. In un mondo invece più complesso, in un mondo 2D immerso nella terza dimensione, che era quello che andava cercando, era la metrica che stava cercando Einstein, le cose cambiano, perché abbiamo praticamente a che fare con dei moti accelerati, quindi con delle derivate seconde e anche con delle derivate parziali. Anche con delle derivate parziali, perché quando mi trovo, diciamo, sul cucuzzoletto di questa piccola montagnetta, poi io mi posso spostare, è vero, non solo in una direzione, no? Come se il mondo fosse, nel mondo di Flatlandia, posso soltanto scendere da questa parte. Quindi a me mi serve solo capire l'inclinazione, no? Per vedere, no? Quanto è inclinata questa discesa, la pendenza, diciamo così, di questa curva. Mentre in un mondo in 3D, diciamo in una superficie immersa in un mondo tridimensionale, avendo anche quest'altra dimensione, un'altra dimensione in più, mi interessa sapere anche se io mi sposto un po' più a destra o a sinistra quello che succede. Quindi mi servono a volte anche le derivate parziali, quindi altro simbolo che troveremo spesso, la derivata parziale. Quindi vedete, la matematica diventa sicuramente un pochino più complicata rispetto a questa, tenendo poi sempre presente della complicazione che noi ci portiamo dietro dalla relatività speciale, cioè che dovremo sempre immaginare una metrica che non si interessa più solo dello spazio, ma anche del tempo, perché spazio e tempo sono indivisibili, assolutamente indivisibili. Quindi se noi facciamo delle riflessioni sullo spazio, le dobbiamo fare sul tempo e viceversa. Possiamo più prendere una metrica spaziale. La metrica euclidea era una metrica dove si prendeva in considerazione lo spazio, in tre dimensioni, però uno spazio senza tempo. A che serve il tempo nella metrica euclidea? Nella metrica minkowskiana e nella metrica, quindi, post-relativistica e relativistica, relatività generale, serve anche una metrica che tenga conto del tempo. Perché quando noi andiamo praticamente a fare delle valutazioni su questo terreno accidentato che è il nostro universo, non è soltanto accidentato nello spazio, ma è accidentato anche nel tempo. Questa è la cosa straordinaria, difficilissima da capire della relatività generale e della relatività, diciamo, che lo spazio e il tempo ormai sono uniti indissolubilmente. Quindi tutte le considerazioni che noi facciamo sul terreno dissestato spazialmente, dobbiamo immaginare che questo terreno sia anche dissestato temporalmente, come vedremo bene nei prossimi video. Quindi vedete che la metrica che cerca Einstein è una metrica, diciamo, post-minkowskiana, quindi una metrica più complicata, che dovrà tenere conto di queste accelerazioni che ne determineranno, appunto, quindi sono questi avvallamenti, queste cose qui, diciamo, sono dovute allo spazio-tempo, non più a forze misteriose. È lo spazio-tempo che essendo curvo, quando siamo qui ci fa scendere, poi risalire, quindi sono tutte accelerazioni e decelerazioni dovute alla difformità dello spazio-tempo.
Questa è ciò che la grande bellezza della teoria della relatività, che non c'è più, non ci sono più misteri, forse Einstein risolve un altro grande mistero della conoscenza della specie umana, quello delle forze, di queste forze misteriose, un po' è sempre uno smitizzare, no? Così come i greci si resero conto che dietro il tuono, i lampi, c'erano dei fenomeni fisici, Einstein, vedete i passaggi, no? Chiave e paradigmatici nell'ambito della scienza, della conoscenza. Einstein dice: non c'è più una forza newtoniana misteriosa che dobbiamo andare a cercare dentro, al centro della Terra. No, basta semplicemente cercare una metrica dello spazio-tempo che è cambiata completamente. Abbiamo la nostra concezione dello spazio e del tempo, e quindi attraverso la metrica noi ci spiegheremmo tutti i fenomeni di accelerazione e decelerazione che avvengono nel nostro universo, a cominciare dalla nostra stabilità sul pianeta Terra. Ecco, qui mi fermo e poi la prossima volta, anche se avevo detto che avremmo approcciato già in questo video un po' discorsi matematici, però mi sembrava troppo prematuro, cioè importante, siccome questo poi non è un video didattico, noi dobbiamo poi sono video sui quali poi andate poi a fare gli esami universitari, anche perché, ripeto, non è questo l'ambito, è importante capire, altrimenti diventano tutte formule aride, che non dicono niente, no? Perché adesso poi vi farò vedere i simboli di Christoffel, la metrica riemanniana di Ricci, lo scalare di Ricci, ma rimangono tutte parole al vento. Poi si scrive a volte l'equazione della relatività generale, che uno la guarda e dice: per carità, sarà anche un'opera straordinaria concettualmente, eccetera, ma rimane lì. Invece è importante capire intanto questi concetti base fondamentali. Poi vedremo come Einstein, nell'arco di 10 anni più o meno, riuscirà praticamente a tirar fuori questa metrica dello spazio-tempo. Questa metrica dello spazio-tempo che non esce fuori dalla sua mente, ovviamente, no? Perché sarebbe troppo, sarebbe straordinario, ma Einstein prende appunto da Gauss, da Riemann, appunto da Ricci, da altri, Grossman per esempio, un altro matematico, eccetera, che lo aiuta. Poi ci sarà anche Hilbert, cioè, insomma, tanti diversi personaggi, però alcuni di questi avevano già trovato degli strumenti matematici per spiegare la metrica, no? La metrica del mondo, la metrica, no? Si occupavano di questo. Quello che servirà ad Einstein è una metrica particolare che deve includere anche il tempo. Nessuno immaginava che spazio e tempo potessero essere, quindi le metriche di Gauss e di Riemann erano delle metriche spaziali, c'entrava il tempo, perché non lo sapevano né Gauss né Riemann, che vengono prima, potevano immaginare che lo spazio e il tempo ormai fossero uniti per sempre da un legame indissolubile. E quindi ecco perché poi dopo c'è il genio di Einstein che prende questi strumenti matematici che già erano stati sviluppati, Gauss, Riemann, eccetera, eccetera, e li adatta, no? Per descrivere magnificamente la relatività generale, che poi la vedremo risulterà nelle sue magnifiche equazioni di Einstein, perché in realtà quando noi la vediamo in realtà sono più equazioni concentrate, diciamo, in una simbolica unica equazione. Con questo ho finito, ci vediamo al prossimo video, grazie.